Bene, 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 iniziamo a preparare la nostra ricettina con queste patatine qua. Pronti? Via! Immergiamo le nostre patatine nell'acqua e le lasciamo cuocere. Nel frattempo preparo pure la besciamella. Facciamo addensare. Pronta! Cotte! La parte più difficile è schiacciare le patate. Con questo schiacciapatate è pieno di buchi e quindi mi trovo le patate dappertutto. Quindi prendiamo le nostre patatine ancora calde e le andiamo a pelare. Come vi dicevo, il mio schiacciapatate è così, quindi dobbiamo schiacciare le patate con tranquillità, perché sennò le patate vi vanno da tutte le parti. Così, e continuiamo fino a che non avremo finito. Così, piano piano, una schizza! Adesso, pronte le patate, andiamo ad aggiungere il sale, il pepino. Ma c'è moscata, che io adoro. Ne metterò in abbondanza. Aggiungiamo anche qualche goccina di olio essenziale al pepe. Sì. Dai, zitto te. Al pepe. Ecco. Poi aggiungiamo il formaggio grattugiato di quello buono. Come se piovesse. Come se piovesse. Aggiungiamo pure un ovetto e facciamo un bel impasto omogeneo. E quindi amalgamiamo bene tutto. Così. Ci andiamo a mettere un po' di burro, qualche pezzettino di burro. E lo facciamo poi sciogliere perché tanto le patate sono ancora tiepide. Aggiungiamo la besciamella che ho fatto prima, tutta dentro, come se non ci fosse un domani. E mescoliamo, così facciamo diventare un bel composto omogeneo. Una volta pronto, andiamo a spennellare la nostra pirofila con dell'olio, pane grattugiato su tutti i latini per benino. Componiamo, quindi mettiamo sul fondo una parte delle nostre patate, così. E facciamo, livelliamo bene. Così. Cercando di fare tutto un bel livellino lì. Così. Andiamo a mettere poi uno strato di parmigiano, così. Prosciutto cotto, abbondiamo naturalmente, e ce ne deve stare tanto. Ci aggiungiamo la mozzarella così e andiamo a ricoprire ancora con le patate rimaste. Ci armiamo di pazienza. Eccolo pronto. Adesso io lo lascio riposare in frigorifero fino a domani e lo cuociamo domani così si saporisce bene e poi farò vedere. E cotto! Com'è il gatto? Cosa?